Il tema dello smart working è sempre più all'attenzione di tutti. Le aziende se ne interessano perché ci vedono un buon mezzo per ridurre i costi del lavoro e rendere più flessibile la prestazione lavorativa. I lavoratori lo vedono molti come uno strumento di conciliazione dei tempi di vita di lavoro. Il sindacato, da tempo ormai sta facendo delle riflessioni sul tema. Ma cos'è lo smart working? Il telelavoro, no? Non è come il telelavoro. È una nuova tipologia contrattuale? Non è una nuova tipologia contrattuale. Vabbè, il metodo agile. Non è neanche il metodo Agile. Allora, una cosa che ti permette di lavorare da casa una volta o due la settimana, il resto in ufficio. Molti pensano che sia solo questo, ma non è questo. Ma quindi è la riduzione strategica del ruolo del middle management? Mi dispiace, non è neanche questo. Non so, sarà un'impostazione top down, un'improvvisazione, confusione organizzativa. No, non è questo assolutamente. Allora, beh, che cos'è quindi questo smart working? Lo smart working rappresenta un'evoluzione culturale delle organizzazioni, un'evoluzione che pone al centro la persona, i suoi obiettivi, i suoi bisogni e lo fa in convergenza con gli obiettivi dell'azienda e dell'organizzazione. Per costruire una conoscenza condivisa sullo smart working, la FISAC CGIL organizza una giornata di confronto e di formazione con uno specialista del settore. La facciamo giovedì 7 giugno al Palazzo delle Stelline in Corso Magenta. Se vuoi delle informazioni, puoi scrivere a formazione.fisac@cgl.lombardia.it.